senza svelarlo, perché magari chi è qua con noi lo prenderà o l'ha già preso, e, però aspettando un po' da una parte, speriamo, aspettando un po' da. Io l'ho letto, l'ho guardato. Allora, però, partiamo dalla volata finale. Allora, che ricordi, che emozioni quando hai deciso di smettere, e che ricordi ti restano di quelle ultime corse, di quell'ultima corsa? Sì, io gli ultimi 2 anni della mia carriera sportiva sono stati forse anche un po' i più difficili, forse anche è sbagliato dire i meno belli, perché sicuramente gli anni migliori sono stati i primi, con tante vittorie, tanti successi. Gli ultimi sofferti, perché ormai a 37 anni cominciavo a sentire il peso di ragazzi più giovani che andavano più forti di me. Ho avuto degli infortuni, quindi le cose cominciavano a diventare un po' più complesse. Quando si cade in bicicletta, non è mai bello, ho avuto delle fratture alle clavicole, a una mano. Perciò ho cominciato a riflettere che forse era il momento di fare qualcos'altro. A dire la verità, è anche scritto nel libro, volevo terminare il Giro d'Italia, cioè fare magari il Giro d'Italia e poi ritirarmi, ma non ho potuto nemmeno farlo, perché nel team in cui militavo nelle stagioni 2017-2018 non era nemmeno stato invitato tra le squadre che dovevano fare appunto il Giro. Perciò è sempre stato un inseguire, dover trovare sempre dei piani B. E alla fine ho deciso di fare la mia ultima corsa al campionato nazionale a Boario Terme, non è molto distante da qui, proprio ai campionati nazionali. Serviva una gara un po' di spessore, non potevo ritirarmi una gara qualsiasi. Perciò là è stata la giornata che definitivamente ho detto stop alla bicicletta. Però quello che c'è scritto sul libro, ci sono scritte tante belle cose, tante belle riflessioni che Tiziano le ha descritte molto bene. Io ho cercato di tirar fuori dentro di me più possibile, poi lui doveva anche scriverlo in maniera sintetica e incisiva. Vale la pena leggerlo, non vorrei spendere altre parole. Io ho voluto solo Ma descrivere le sensazioni degli ultimi giorni in bici. tra l'altro, parentesi, ha dato Boario, ha vinto un Veronese, il campionato italiano, Sì, è stato un po' un passaggio di testimone, ma non anche so se avete neanche se è un passaggio da testimone, caratteristiche perché diverse. tu ti riferisci a Liviani, che è un campione già affermato, e perciò non è neanche stato un passaggio di testimone. Questo ragazzo ha già vinto gare ben più importanti di quel campionato nazionale, perciò diciamo, mi ha fatto molto piacere che un concittadino ha indossato la maglia tricolore nel stesso giorno dove io smettevo.